Francesco Persillo, forzanocerino.it, mister, finalmente la sua squadra è spugnata e San Francesco non vinceva in casa dalla partita con Ischia, ma soprattutto abbiamo visto che la forza di questa squadra è il gruppo, ancora una volta una partita decisa da un calciatore subentrato. Sì, e prima della partita Francesco Citarella mi faceva notare una cosa. Nelle ultime due gare avevano segnato, prima di questa partita, giocatori che la domenica prima erano stati in tribuna. Mi ha fregato la domanda, mister. Allora torniamo indietro. Se, ricordo, cioè, no, se lei ricorda, ieri le ho detto, a fine gara domani gli dirò una cosa, perché ho una sensazione. Ah. Lo ricorda? Sì, questo era, sì. Era proprio questo. Ah. Io però credevo, cioè, ero convinto se mi fosse imbarcato. Perché Francesco Giurni era in tribuna per scelta. Esatto, per infortunio. Io, scusa per, okay, per l'intrusione. Però... sì, è vero, ce lo siamo detti dall'inizio, di questo io sono molto molto contento, di questo aspetto. Buonasera mister, Genova Caso, Salerno Sport 24, due cambi dopo poco nel secondo tempo, ruolo per ruolo, sia a livello generale cercava qualcosa di diverso da quello che stanno dando Maiocca e Esposito in particolare, ma anche poi al netto del gol, quello che hanno dato per vicino di lui. I cambi perché avevamo individuato le zone da attaccare dove fare gioco e dove creare superiorità numerica nelle fasce. Quindi avremmo dovuto costruire in fascia destra con Vecchione, Caccavallo e Citarella, in fascia sinistra con Agosti Garofalo, Guida e Rossi. E quindi volevo più qualità, più spunto nell'uno contro uno e magari Rossi ne aveva più di Bernardo Esposito. Vediamo tante volte lanciare anche adesso partita Garofalo dal fondo, se sta diventando proprio un punto primo di questa squadra, oltre ad essere il capitano, quindi a livello morale, anche a livello tecnico tattico sembra essere quello che si prende la responsabilità di costruire la manovra quando la Nocerina sembra in difficoltà, sembra arrestata dall'avversario, cercando di scavalcare il centrocampo. In realtà è una giocata che io non vorrei. A volte sì, quando ci sono i presupposti non deve diventare una costante, perché sennò poi la squadra si spacca. Dovremmo essere bravi ad arrivarci con costruzione, in modo da far salire la squadra compatta, però chiaramente avendo un calcio del genere Agostino, spesso se fatta con i tempi giusti, l'abbiamo visto domenica scorsa a Civita Castellana, è una giocata che può portare frutti. Se la facciamo in maniera costante può essere letta dagli avversari e ci fa allungare. Mister, parlando di quella città, ieri ci siamo lasciati in questa scintilla che doveva scoccare e esplodere tutto. Lei crede che sia questa la partita che l'abbia fatta definitivamente esplodere? Chiaramente lo capiremo con le prossime gare. E poi immagino che lei comunque non sia soddisfatto, perché con i Budoni in inferiorità numerica, secondo me la sua squadra, almeno per quello che abbiamo visto l'altro, ha calciato troppe poche volte, anche perché abbiamo visto che abbiamo citato quando Caccavallo ci ha provato, il portiere non dava tutta questa sicurezza almeno nel primo tempo. E credo che lei si sia fatto sentire nel secondo tempo, perché l'approccio è stato ancora una volta diverso nei secondi 45. Sono contento del risultato ma non soddisfattissimo della prestazione. Per quanto riguarda l'incendio non credo che ci sia, credo che si sia acceso un fuoco, ma non è l'incendio che vorremmo tutti.